ciao! Ma bel bambino, ma cosa ci fai su YouTube? Bello di mamma, cosa ci fai su YouTube? Vai sul girello, vai subito sul girello. No, non puoi stare su YouTube. Sei troppo piccolo, non capisci un cazzo. E sei un bambino speciale, speciale, capito? Quindi non puoi stare su YouTube. Via, ciò, ciò, ciò. Cari bambocci, oggi sono stato costretto a fare un altro video riguardante il video di ieri. Perché nel video di ieri, YouTube fa cagare e la depressione post parto, facevo una bella spiegazione completa e dettagliata di quello che io sto vedendo sotto i video di YouTube fa cagare. Cioè che lui mette sempre delle frasi tipo: voglio morire, voglio farla finita, ammazzatemi, in video in cui non ci sarebbe neanche bisogno di metterle, perché sono cose totalmente inutili che non servono a nulla. Cioè il suicidio nei video dei pranks falsi non ha senso di essere nominato, perché non ha senso. Il suicidio nel video dei scherzi di coppia non ha senso, in quello di Dorian B non ha senso, capito? Il contesto non ha senso. E io accusavo e accuso ancora oggi YouTube fa cagare di inserire queste cose che secondo me sono fuori luogo e non vanno inserite in un canale dove porta migliaia e migliaia di iscritti a visionare quei contenuti, che tra parentesi sono contenuti di merda perché generano solo odio e flame. Ora, i bambini speciali che mi seguono, perché loro sono degli haters proprio inferociti, sono proprio con la bava alla bocca: sì, Capobastone ha fatto il video, adesso gli rispondo, gli metto dislike. Cosa mi accusano questi bambocci? Mi dicono: ma tu dici sempre che le nostre sorelline sono delle puttane, insulti la madre, dici ammazzatevi col gas, ce ne dici di tutti i colori, e poi vieni a fare la morale a me, capito cosa mi dicono? Bene, il problema di questa vostra teoria del cazzo è che il contesto, voi non considerate il contesto, e adesso vi spiego cosa vuol dire contesto. Il contesto è la situazione in cui si verifica una determinata azione. Vi spiego bene com'è la faccenda. Se uno mi scrive ciao, come stai, io gli rispondo grazie, sto bene, tutto a posto, tu come stai, cioè rispondo a tono. Se uno mi scrive: oh Capobastone, come hai fatto a fare quel livello, io non gli scrivo vaffanculo pezzo di merda, gli scrivo: guarda, l'ho fatto andando di qui, selezionando questa opzione, e poi vai. Gli rispondo a tono, capito? Come voi vi rivolgete a me, io mi rivolgo a voi. A questo punto, se uno mi viene a dire figlio di puttana muori, io gli scrivo: tua madre è una grandissima puttana. È semplice, io mi relaziono a voi come voi vi relazionate a me. La differenza, oltre al contesto, è che siete voi a iniziare. Io sotto i miei video vedo un sacco di commenti, di insulti, di violenze, ingiurie, cyberbullismo, di tutto, proprio bestemmie, insulti, di tutto, ma siete voi a iniziare quella cosa. Vedete dov'è la differenza? Io non verrei mai sotto i vostri video a scrivere pezzo di merda, non mi permetterei mai. Ma voi venite sotto casa mia, in pratica YouTube, il mio canale, a scrivere tutte queste cose e vi permettete di scriverle. Cioè, allora, il contesto, vedete che cambia. Uno che dice voglio morire senza senso in un video dove si parla di altro è ben diverso da uno che risponde a un tua mamma puttana con crepa bastardo, perché tu hai insultato me, io insulto te, io sono fatto così, devo insultarvi, perché visto che i vostri genitori non vi insegnano l'educazione, devo fare tutto io il lavoro sporco, capito? Cioè io dovrei essere cattedrato all'Università di Roma proprio come docente e preside, perché io dovrei essere un preside di università, perché io vi riaddrizzerei tutti, vi stirerei la spina dorsale, proprio a inculate. E quindi avete capito da questo video che io mi rivolgo a voi a seconda di come voi vi rivolgete a me. Io non dico figlio di puttana così a caso a uno che mi dice ciao capo. Io dico ciao, gli rispondo come stai, punto. Vedete com'è? È semplice la cosa.
ma visto che questo YouTube è pieno di idioti, non ci arrivano a questa discussione, non riescono a capire il senso, mi dicono che io do alle loro sorelle della puttana, ma voi come vi rivolgete a me? Ma li vedete tutti gli insulti che io ricevo? Li vedete? Soprattutto quando io do delle sorelle puttane, lo do specificatamente a quello che mi insulta, perché io sono subissato di insulti sotto i video e io rispondo a tono. Infatti tutti quelli che mi conoscono, e con voi ci parlo tantissimo perché ho delle amicizie su YouTube, ormai conosco un sacco di gente, non ho mai detto vaffanculo a Pio3D, non ho mai detto testa di cazzo a Dorian B, perché li conosco, so che sono brave persone, io rispondo a tono se loro saranno gentili con me, io lo sono con loro, è una reciproca convivenza, capite come funziona? È una reciproca convivenza, quindi prima di insultare me, pensate a tutto quello che scrivete sotto i miei video, cosa ovviamente che io non apprezzo, perché tutti gli insulti ovviamente io non li apprezzo, non è che io mi diverto a rispondere agli insulti, io i vostri insulti neanche li considero, ma visto che qualche bambino speciale ha bisogno di essere educato e non potendovi mettere le mani addosso, purtroppo non ve le posso mettere, io vi rispondo a tono, così magari imparate cosa vuol dire avere a che fare con una persona adulta, perché voi non avete avuto nessuna educazione, tutti quelli che iscrivono figlio di troia, bastardo, muori, quelli significa che non hanno avuto educazione, e quindi io prendo i panni dei vostri genitori e vi educo io, lo faccio gratis, vedete quanto sono buono d'animo, sono una bontà di uomo. Bene, spero che abbiate capito il senso del video, ora vi saluto, un bacino sulla figa delle vostre sorelline e ci ribecchiamo al prossimo video.